c'è una capretta. Sì, allora abbiamo comprato il mangime, poi c'è il lama, le pecore. Tutti mangiano lo stesso mangime, a quanto pare sì, cioè questo va bene per tutti. Sono appiccicosi? Molto. Dai, proviamo a dargli. Ciao piccola capretta. Ciao piccoletta. Oh, goats were the first animal to be used for milk by humans. Piccoletta. Oh, vai, Ele, prova tu, prendi tu. No. Vuoi il telefono? Vuoi una foto, capretta? La capretta ha deciso che forse ha già mangiato, quindi qui abbiamo i lama, che si chiamano Stella e McCartney. Sono dei fancy lamas. Sputano? Ah, belli. Sputano? Probabilmente. E questa è la mia faccia con la mia visierina, con gli occhiali sopra. Ma che bellezza! Però fa veramente caldo oggi, quindi è necessario che io mi copra. Quindi ho la visiera da giardiniere. Vabbè, no comment. Oh, sì che c'ha fame. Chissà se questa è Stella oppure McCartney. Oh, guarda l'altro che dorme, guarda. Oddio, guardate quanto sono carini. Abbiamo questi mini Highland. Oh, e Heidi è molto fotogenica. È troppo carina, è pure bionda. Guarda com'è carina. Invece qui c'è Cookie. Aspetta che diamo un po' di cibo. Diamo un po' di cibo a Cookie. No, molto cibo, è grossa. Guardate Cookie, eh. Cookie si chiama come te. Bele. Mi sa che ne vuole di più. Ne vuole di più e c'è. Guarda che linguate che ha dato, Blue. Guardate com'è carino. Poi c'è anche uno zebù qua, solo che era un po' timido e non ne voleva sapere, non ne voleva proprio. Tommaso che intanto ti stai divertendo. E lei invece, oh, i pulcini, mettiamoci pulcini. E lei invece è terrorizzata da qualsiasi cosa. Ora ci sono le pecore. Oh, ciao ragazze, come siete carine. Ma queste sono capre, non sono pecore. Ah no, le pecore sono a fianco. Non sarebbe una gita senza Eleonora che piange, giusto? Ma si stanno litigando il cibo. Ma le pecore le hanno mangiate. Forse l'hanno... Guarda. Ele, glielo vuoi dare un po'? Vieni, Ele. Con papi, vai, vagliela a dare. Wow. Adesso abbiamo invece Snowball. Abbiamo i rabbits. Rabbits can bite. Ok, questo lo sappiamo, per cui possono mordere. Facciamo attenzione a non innervosirli. Prendi il pulcino. Oh, ma c'è un coniglietto lì. Ma è finto, vero? È vero! Oh mio Dio, guarda che carini i pulcini! No, c'è della signora, scusate, non volevo inquadrarlo. Look at you! Ok. Thank you. I think he's fallen asleep. Yeah, he like really likes you. Yeah. Yes, what did you want to say? Come on, tell me what you want to say. Yeah, I think he's saying, I love you. All right, bye, have a great time at the Easter egg hunt. All right, you want to hold? Okay, you ready? Now you see how I kind of hold them like that? Cut, yeah, perfect. And then make them feel real safe, okay? There you go. Yep, perfect. You did it. Look at that. Wow, Ele. Cool. He loves you. Is it soft? It's very soft. Oh, wow. You did so good. I'm so proud of you. Would you like to do it? You ready? I'm gonna put them in your hand and then you just make them feel, here, let's get their wing in there. There you go. And make them feel real safe, okay? Very, oh, you're doing so good. Oh. I love that about you. Look at you. Is it soft? Oh, cool.
Look at that! Aww, oh, good job! Mamma, fai con la mano? Con la mano? Siamo pronti? Siamo venuti a fare la caccia alle uova. 3, 2, 1. Ah, i piccolini prima. Prima quelli di 3 anni. Piccini! Dov'è? Dov'è? Eccolo, eccolo. Con la zainetta. Eleonora! Persa! Ecco i vandali! Bellissimo! Anch'io voglio andare! Anche noi vogliamo andare a fare la caccia alle uova. Oh, ci sono i genitori però dentro! Possiamo andare anche noi! Scusa! Wow! Avete preso un sacco di uova! Dai, venite, venite fuori! Venite, fatemi vedere, va! Oddio! Oh, ragazzi! E quindi un sacco di uova, ragazzi, ora dobbiamo aprirle, no? Vieni, mettiamoci qua sul prato e le apriamo. Ta-da! Sono tutti venuti con i cestini, noi siamo venuti un po' così, però con lo zainetto di Ele abbiamo... Papà, cosa hai trovato? Candy, un Tootsie Roll! Ele, vai! Anch'io ne apro una, pronti? Candy? Anch'io ho trovato una candy! Un Tootsie Roll al cherry flavor! Cioè, ci sono candy in ognuna! Oh, mamma! Wow! Ok, pronti? Tocca a Tommaso. Pronti? Vediamo papà come se la cava, Boo! Pronto Tommaso? Pronto? Ho il cappello. E vabbè. Brava Ele! Adesso Ele fa la fila per il gonfiabile. Eccola. Arriva, yuhu! Guardate dove sono finiti. Nei salta. Sulla sabbia. Che succede? Ok. Vai. Eccone un'altra. Affascinata dalla sabbia dice, che cos'è questa cosa strana? No, Ele, non lanciarla. Anch'io voglio fare questo dopo. Ed ecco gli altri due che arrivano. Ora io faccio la fila per... vi ho fatto la foto col coniglio. Ora io faccio la fila per il cibo. Vi volevo far vedere questo. Questo è il Candyman Cow, cioè qua praticamente devi mungere la mucca per avere il tuo condimento, la maionese, il ketchup, ok. Niente, adesso faccio la fila per ordinare qualcosa da mangiare e poi ce ne andiamo in questo gazebo bellissimo. E qui è pieno di giochi, cose veramente... è posto bellissimo. Guarda qui cosa c'è. Le altalene. È veramente bello. Io continuo la fila, qui davanti a me stanno giocando e praticamente sono le vasche d'acqua e loro, vedete cosa fanno? Pompano l'acqua e poi fanno la gara delle paperelle. Allora, lunch time. Quella che abbiamo a casa era quella piccola. Questa è qui. È grande. I bimbi hanno il hot dog e noi abbiamo il pulled pork sandwich. Mamma, me ne è uscito un sacco in bocca. Dopo aver mangiato siamo qui davanti al gazebo dove eravamo. C'è quest'area di sabbia. Poi
poi Tommaso deve fare? Gli ho prenotato la zip line dove si lancia e fa fino là. E lei oggi ha la passione in sabbia come se non l'avesse mai vista. Non chiedetemi perché, non l'ho mai vista così. Mentre da quest'altra parte, a parte la foto fatta qua, ora vi faccio vedere, guardate che carino. Ovviamente io ho fatto la foto qua, anzi me l'ha fatta Eleonora. Qua è pieno di giochi, c'è cioè una cosa continua. È pieno di giochi che si possono fare, lanciare. Questo è un gioco molto popolare qui. Non mi ricordo mai il nome. Ma lanci questo sacchetto nel buco. Cioè non mi ricordo, no. Ah, forse questo cornhole qui. Corn ovviamente perché ha tema farm. Poi devi cercare di lanciare queste cose, queste palle. Poi ci sono lì il lancio degli anelli con il cactus. Oh, che meraviglia. Io mi auguro solo che non mi levi la... Per via di tutte queste canzoni mi toglierà sicuramente il... Mi impedirà di pubblicarlo YouTube. Mi dite come la porto a casa io questa? Mi fa... Mamma, posso nuotare nella sabbia? Cioè, vabbè. Poi la porti in Sardegna e la schifa. Vabbè, io non ho parole. Tommaso è lì che sta per fare la zipline. Oh mamma mia. Voglio proprio vedere adesso. Ora lo lanciano, eh. Yuhu! Mamma mia. $5 costa questa cosa. Io spero che almeno lo facciano tornare indietro per $5, no? No, non lo fanno tornare indietro? Ah, vabbè. Ma voi ci credete che la sta... Lo vedete là? Che la sta portando a mano? Ma fammi capire, ma per $5 un giro soltanto... Cioè, un... 5 secondi? Oh, vabbè. Ne sta facendo un'altra! No, vabbè, guardate qua. Una panchina gigante! Enorme, è un seggiolone enorme. Vabbè, guardate qua, c'è il lancio della rana. Blip. Te lo faccio saltare, bravo. Allora io e Eleonora, guardate cosa ci siamo prese. Come si chiama questa, Ele? Questa è una strawberry lemonade slushy. È uno slushy, cioè una specie di... La vogliamo chiamare granita? Una grattachecca, un po' di ghiaccio con la lemonade. E c'è anche lo zucchero filato con il coniglietto, vero? Appena Tommaso la vede, che Tommaso sta correndo la gara delle macchine. E siamo arrivati, stiamo facendo, finendo la fila per i pony. Ele! Eccoli qui, la cavalcata spaziale. Eleonora è chiesissima. Ora guardate, questo è un parco giochi per le capre, guarda su. E loro si arrampicano, giocano qui in tutti i castelli, qui come i bimbi. E noi li mettiamo i semini qua dentro e salgono, vediamo che fa. Guarda lì che sta aspettando. C'è una capretta affamata, guarda. Molto affamata. Che ama mangiarsi i vestiti nostri. Ele, cosa ti ha fatto prima? Mi ha leccato il vestito. Ti ha mangiato il vestito. Guarda qui, prova a darlo alla piccolina. Vai Tommaso, prova a darlo. Io me lo metto sui pantaloni. Ah, ok, guarda cosa fa papà. Capiccina. C'è la lingua calda. Che bolletta, altro che caldo.
Vai Tommaso, prova tu, amore, vai. E le puoi provare anche tu. No, le vuoi. È piccola la capretta, eh. Lo voglio mettere sulla. Ah, e vabbè, ma no, vedi, gli piace mangiare così. Dai Ele! È difficile? Lo so. Io sto cavalcando il cavallino. Anche tu? Anche mamma è sul cavallino. 40 anni. Non lo sai fare, non è possibile, è troppo alto per te. Non è possibile che tu lo sappia fare. No, ma com'è possibile? Ce la stai facendo? Com'è possibile? Perché avevo paura, ma io non avevo. Ah, ok, vai. Tu dicevi che avevi paura. No, amore, non avere paura. Dai, forza, coraggio, provaci. Vedrai che sarà bellissimo. Siamo arrivati sul wagon, vero? Sul vagone. Sul doppio vagone. Stiamo aspettando che parta da quella parte col trattore. Vero, Pupi? Devo fare il cappello. Ok. Siamo pronti? Stiamo partendo? Farmer Tom è pronto? Farmer Tom, let's go! Forse sì, c'è la maglietta. Mamma, io ho deciso così. Ma è bellissimo andare in giro. No! Sì, qua abbiamo fatto la caccia alle uova prima, vero? Un po' più una caccia perché è una ship. Guarda qua che carino! Bagno! Wow! C'è anche il bagno. Abbiamo scoperto una nuova attività. Questo. Ma mica avevo visto. Siamo tornati, stiamo uscendo e nella nostra via d'uscita siamo tornati qui a toccare i pulcini di nuovo. Do I need to, you want me to move? No. Did you enjoy that? Oh yes, absolutely. Okay. And then you just put your thumbs together so that makes them feel secure. There you go, you got it. Aww. There you go. I think he likes you. He's taking a nap. Would you two stop it? Il pulcino di Tommaso appena l'ha mollato ha fatto la cacca in mano alla signora. Sì. Ovviamente qua abbiamo il game shop. Oh, guarda che carino questo wagon. È carino. Guarda qua che carino. È proprio bellino qui, eh. Eh sì, e le va dai pupazzi. Ovviamente. Eccoci qua, la nostra giornata di fattoria di ranch finisce qui. È stato veramente bello, con Tommaso stavamo stilando una lista delle cose preferite, ma è veramente troppo difficile. Eleonora? Ok, numero uno. Vai. Tutto. Fine. No dai, c'è una cosa, almeno tre. La lista delle tre cose preferite. Tu che fai? Perché tre? E lo ti fa al 5 o 6. Ma così le elenchi tutte. Vai, dici le tue, vai. Quindi possiamo andare avanti?
Posso fare più di tre? Sì, puoi fare più di tre, avvicinati però, se non ti vedo. La prima cosa... mi sa che la prima cosa sono tipo due. O una. Due insieme, tipo. La prima è quando sono andata a prendere il pulcino e poi... Dopo quando ho preso il pulcino mi è quasi fatta la cacca sulle mani. Quindi l'ultima cosa che hai fatto è la tua preferita? Sì. Ah. Mi piace di più il pulcino. Ele, a te cosa ti è piaciuto? Pulcino, sabbia. La sabbia. E il salta. E il salta salta, quello a righe. E andare sul pony? Uh-huh. E lo slushy? Sì. E lo dog? Sì. E la caccia alle uova? Sì. E, che altro abbiamo fatto? Maso, è il ride, quello che hai fatto, com'è che si chiama? Quando ti sei lanciato nel vuoto? Oh sì! Insomma, è veramente difficile scegliere, è stata una giornata bellissima, questo posto mi ha stupito un sacco. La signora mi ha detto se l'ha fatto troppo veloce al secondo. Addirittura? Io ho finto perché non era così tanto veloce, ho detto sì. Ok. Anche se al terzo giro, se lei mi diceva lo vuoi più veloce, io dicevo sì, almeno... Ma ne hai fatti due, giusto? Sì. Va bene. Niente, io ho trovato questo posto per puro caso, da Facebook a dire la verità. Quindi ti segui a Facebook? E basta, quindi no, adesso li seguo su Instagram. Ma l'ho trovato per caso, quindi siamo molto soddisfatti di questa giornata bellissima. Grazie Facebook. Grazie Facebook. Allora, molto belle questi posti, ovviamente costano, perché... $100. Costa $100, ti partono leggeri leggeri per questa giornata, anche di più, perché solo la missione per 4 è cosa ho prenotato? 2 sacchetti di mangime, 2 giri sul pony e uno di quelli un giro che ha fatto di Tommaso così. Che abbiamo trovato sulla sedia. Lì ti partono con le tasse quasi $90. Poi ci metti il mangiare e il bere. E lì questo sì, tanto. Comunque, bellissimo. Confermo. Ci vediamo al prossimo video.